Europa è un fiorire di movimenti cosiddetti antisistema, no? Voi di destra come Le Pen, Salvini, voi di sinistra come Podemos, Syriza. In Italia abbiamo un movimento considerato antisistema come il Movimento 5 Stelle, che si dice né di destra né di sinistra. L'origine di questi movimenti antisistema sta nel fallimento della sinistra, dice Žižek, che ogni vittoria del fascismo, lui si riferisce ai movimenti di estrema destra, è una sconfitta, nasce da una sconfitta della sinistra, no? Perché la sinistra tradizionale, la sinistra socialdemocratica, ha ceduto al Tina di Margaret Thatcher, there is no alternative, il Tina, la convinzione che non vi sia altra possibilità all'orizzonte umano che quello del liberismo competitivista e vincista che ha dettato legge in Europa e nel mondo negli ultimi 30 anni. Il Tina, il there is no alternative, sta incocciando in questi ultimissimi anni nella miriade di proposte di alternativa di destra e di sinistra, populiste nel senso della destra populista, così come populiste nel senso di Macron, nel senso di Podemos. Tutto questo sta creando un contesto culturale e politico molto interessante, all'interno del quale ci sono da un lato questi movimenti antisistema e dall'altro lato alcuni partiti socialisti, come quello inglese, britannico, che hanno riscoperto le ragioni del proprio essere. Fino negli Stati Uniti con Bernie Sanders abbiamo il primo candidato socialista all'interno della classe democratica. Quindi una serie di effetti diversi dalla stessa causa, che è la pretesa dell'assenza di alternative creata dal liberismo. Perfetto. La sua o le sue parole chiave per il futuro? Da questo festival le parole chiave che mi sembra emergano sono quelle del ragionamento, dell'argomentazione e dell'uguaglianza. Il ritorno dell'uguaglianza, una parola esclusa dal dibattito politico degli ultimi 30 anni, si parlava soltanto di meritocrazia, di competizione, di privatizzazione. La sinistra ha ceduto alla perdita della parola uguaglianza, la parola uguaglianza riemerge da altre fonti.